Prima di entrare nel dettaglio degli argomenti che andrò a trattare, che non sono poi spigolosi, sono argomenti che vanno conosciuti per avere poi delle certezze su come agire. Una considerazione personale, permettetemi che essere qui oggi per me è un piacere in quanto sono un forestale e ritengo che l'EUTR come normativa possa e stia contribuendo ad elevare la dignità, la legittimazione, elevare la qualifica del settore forestale. Indubbiamente, come diceva prima il direttore Stefani, la normativa è di origine anglosassone, come concetto, per cui sì, per alcuni versi si cala a fatica nella nostra realtà, ma la difficoltà che io così ho rilevato da parte degli operatori del mondo forestale è dovuta più che altro ad una non conoscenza della normativa in sé e dello spirito che la normativa ha. Per cui giornate come quella di oggi sono indubbiamente molto molto positive nell'ottica di far conoscere la normativa a chi, come gli appartenenti all'ordine, sono tenuti a essere un po' il tramite tra il mondo, diciamo, delle ditte boschive e il mondo della produzione del legno e dei derivati. Io mi avvalgo per la mia presentazione di una PowerPoint, spero di riuscire a condividerlo. Se mi date un ok. Sì, la vediamo, c'è solo da mettere la schermo pieno, direi, no? No, forse ha inserito due quadrati. Non mi dà la possibilità di in condivisione schermo. Sì, se va su presentazione, si apre un menu a tendina. Su in alto, di sopra. Ho una barra che non ci sono Quindi i problemi della diretta, diciamo. Proviamo nuovamente. o se no può anche scorrerla così, anche se non è schermo pieno, noi comunque No, vediamo. ma non mi appare precedentemente appariva, non capisco perché, ovviamente. F5 non dovrebbe anche forse fare una schermo pieno. Può provare a cliccare sul tasto F5. Sì. Ho fatto, ma no, non mi dà, non mi dà. Se nel menu che vede in alto, vede tra le varie voci, file, modifica, visualizza, c'è cioè Eh no, presentazione. no, prima l'ho fatto. Mi appare una striscia nera con disattiva audio, disattiva video. Ah, perché forse non è aperto Ok, tutto lo schermo intero. bisogna aprire a tutto schermo il client di Zoom, se riesce in qualche modo. Perché molto Altrimenti possiamo probabilmente. anche da Ah, remoto, eh? ah, dai, giusto, fa girare le slide la dottoressa Traina, facciamo così. Da remoto posso poi comandarla io o no? No, lei dà il via quando vuole che giriamo le slide. Ok, d'accordo, va bene, va bene. Vada pure. Sì, possiamo andare alla prima slide. Io appunto l'argomento che affronto è quello delle attività di controllo, legate essenzialmente ad una considerazione che è quella della garantire la provenienza legale del materiale legnoso che viene immesso sul mercato. Possiamo andare avanti. Ancora, ecco. L'accertamento che avviene in materia di tagli boschivi lo consideriamo su tre livelli. Uno è quello di un accertamento sulla effettiva regolarità della presentazione della domanda, secondo le procedure previste dai vari enti, l'accertamento che l'autorizzazione messa tra virgolette, perché poi può avere diverse denominazioni a seconda dell'ambito regionale al taglio, sia
rilasciata secondo le modalità prese dalla norma, e il terzo livello è quello della conformità della esecuzione del taglio con quelle che sono le disposizioni, le prescrizioni contenute nella, nell'atto che autorizza il taglio. Possiamo andare avanti. Un accenno a quelle che sono le violazioni di carattere penale che sono previste dalla legge, dal decreto legislativo che in Italia ha recepito la regolamento EUTR. L'operatore che commercializza e mette sul mercato del materiale legnoso, legno e prodotti spesso derivati, violando la legislazione applicabile nel paese di produzione, è punito con sanzioni penali, a parte l'importo, diciamo che è decisamente particolare. Il comma 3 aumenta la gravità di quelle che sono le pene comminate in caso di violazione della norma. Possiamo andare ancora avanti. Per focalizzare l'attenzione dell'attività di controllo, il discrimine per comprendere se il materiale legnoso può essere posto in commercio o meno è la provenienza legale o illegale del medesimo. Quando questo aspetto si verifica? Ora lo vediamo nello specifico. In questo ambito delle violazioni va considerato che nel nostro ordinamento giuridico per violazione è da intendersi sia una violazione di carattere penale sia una violazione di carattere amministrativo. Possiamo andare avanti? Ecco, su questo aspetto andiamo a sviluppare le considerazioni che vediamo di seguito. Possiamo andare avanti. Per cui, connotare la regolarità della filiera legno, vi sono due momenti. Uno è il fatto della commercializzazione, nel senso di prima immissione sul mercato e poi la violazione della legislazione applicabile nel paese di produzione. L'importanza del momento della commercializzazione, ritornate prima, è quello legato al fatto che indubbiamente non sono soggetti all'UTR i tagli per autoconsumo, e indubbiamente è da connotare quando si considera l'immissione sul mercato. In questo caso vale anche un contratto di vendita come destinazione commerciale del materiale legnoso, per cui non ci deve essere proprio a volte il momento materiale, il conferimento dal bosco alla segheria del materiale legnoso, ma anche un contratto commerciale configura una commercializzazione una volta che la legna o il legname è stato allestito e messo all'imposto, si configura già commercializzazione. Possiamo andare avanti con le slide. Ecco, tornando sul discorso che vede in ambito nazionale violazioni di carattere amministrativo e penale, questa vale come considerazione di massima. Secondo quello che è lo spirito, l'approccio adottato dall'articolo 2, lettera H del regolamento in tema di legislazione applicabile, connesso poi con il concetto di provenienza illegale, si può considerare come la mancanza del rispetto delle normative di carattere amministrativo, tra queste le PMPF, i regolamenti forestali regionali oppure i regolamenti delle protette, se diciamo sanabili amministrativamente,
non contemplano, non vanno ad inficiare la totale legittimità del taglio. Per cui in questo caso vengono considerati, una volta sanate, diciamo, le violazioni, una legittimità del materiale legnoso messo in commercio. Qualche esempio, possiamo andare avanti, di questa tipologia, ho voluto riportare anche delle esemplificazioni molto pratiche di casistiche reali che si possono trovare nell'ambiente. No, torniamo un attimo indietro. Queste. Per cui, trovandosi di fronte in un ambito di controllo a situazioni come quelle del bosco governato a cedro, per cui situazioni quali il mancato esbosco, il mancato rilascio di un numero sufficiente di matricine, taglio mal eseguito, che comportano sanzioni amministrative, non vanno a pregiudicare la legittimità del taglio. Analogamente, un esempio che ho portato per quanto riguarda l'alto fusto: se in caso di martellata qualche pianta che viene abbattuta, io ho messo per necessità o per colpa, nel senso che durante le operazioni di taglio una pianta può accavallarsi all'altra e va abbattuta, o per appunto negligenza o per imperizia dell'operatore, ma in questo caso una sanzione che viene comminata non pregiudica la legittimità del materiale che dal taglio viene ricavato e viene poi messo in commercio. Possiamo andare avanti. Ecco, differenti possiamo considerare le casistiche in cui invece consideriamo il materiale legnoso di provenienza illegale. Si può così contemplare la commissione del reato previsto dall'articolo 6,2 nel caso in cui vi siano delle utilizzazioni forestali, o meglio del materiale legnoso ricavato da delle operazioni di taglio che contengono delle violazioni di carattere penale. Inoltre possono configurarsi delle situazioni di provenienza illegale quando il legno e i prodotti da esso derivati vengono posti in commercio in difformità da quelle che sono le indicazioni dell'autorizzazione al taglio. Vediamo qualche esempio di quelle che possono essere le fattispecie per cui il materiale legnoso può considerarsi di provenienza non legale, o meglio illegale. Quando un taglio viene a comportare una violazione paesaggistica. Qualche esempio: viene effettuato un taglio a raso che non è autorizzato in un soprassuolo governato ad alto fusto. Viene effettuato un taglio su un bosco ceduo, su una superficie ben maggiore, faccio un esempio, 10 ettari, mentre la norma regionale ne consente solamente 2 come limite massimo. Poi ogni regione ha disciplinato la materia come si dice in maniera diversa, ma l'esempio vale, come diciamo, un taglio possa contemplare queste violazioni, pertanto non rientra più nella considerazione di taglio legale. Realtà dove si possono configurare un disastro ambientale inteso ai termini di legge, ovvero viene effettuato un taglio che sia autorizzato o meno di un soprassuolo, non importa se ceduo, alto fusto, e poi il terreno viene ruspato completamente con estirpazione delle ceppaie e poi viene a volte anche destinato ad altro d'uso, può essere uso agricolo, un vigneto o altro. In quel caso il materiale legnoso può configurarsi come illegale.
altri aspetti, un taglio eseguito a cui segue una lottizzazione abusiva di un ambito territoriale. Altro aspetto è quando il taglio viene eseguito commettendo un furto. Un furto, nel caso più classico, è taglio boschivo di un proprietario ignaro di quella che è la quanto avviene nel proprio bosco. Teniamo conto che abbiamo la realtà appenninica con proprietà dove il proprietario non sa nemmeno di avere quel tipo di bosco in quella località e quella estensione. Ma può essere considerato anche furto quella che è una asportazione difforme da quella che è la quantità di legno autorizzata. Se viene effettuato, come a volte capita, un intervento di diradamento selettivo in una pineta di pino nero per favorirne i processi, diciamo, di evoluzione ecosistemica, se diciamo viene previsto e il contratto tra le parti prevede l'asportazione, io ho messo di riferimento il 30% come, diciamo, quantitativo da prelevare, se ne viene prelevato il doppio, quel materiale non ha una provenienza illegale, è oggetto di furto, chiaramente. L'ultimo aspetto è quello che riguarda gli aspetti non sanabili, diciamo, in materia di sicurezza sul lavoro, legati in gran parte a natura, a fatti di natura previdenziale, per cui assunzione di manodopera in nero. Questi chiaramente sono anche poi atteggiamenti che comportano una concorrenza leale con le imprese che in realtà sono fiscalmente corrette per quanto riguarda poi la gestione del personale impiegato. Andiamo pure avanti. L'altra tipologia che vedevamo essere considerata provenienza illegale è quella in cui avviene, in cui si vede una difformità rispetto alla autorizzazione al taglio. Un esempio in ambiente alpino può essere l'intervento di taglio e di messa in commercio di una specie diversa da quella autorizzata. L'esempio è bosco misto di abete larice, capita in zone alpine, casi da me verificati, al fine di ripristinare un pascolo in quota anticamente previsto all'arice, in cui viene prevista dal progetto, dal momento autorizzativo del taglio, l'eliminazione, l'asportazione della componente ad abete rosso. Se invece il taglio viene eseguito asportando il larice, specie che chiaramente ha un mercato diverso, quel materiale legnoso si considera, viene considerato come di provenienza illegale, perché ottemperato in totale difformità da quello che era l'autorizzazione. Caso analogo può valere in un bosco ceto appenninico, dove, caso anche questo verificato, davanti ad un'autorizzazione che imponeva la ceduazione di un soprassuolo a composizione mista di roverella e carpino, prevedeva la della componente a carpino e il mantenimento totale della componente a roverella, sono state invertite inizialmente le parti, per cui tolta tutta quanta la roverella, e in quel caso c'è una totale difformità da quello che era l'intendimento del selvicoltore espresso attraverso il momento autorizzativo di quello che era una legalità del taglio. Altro aspetto, possiamo andare avanti, è quello che all'interno di un popolamento invecchiato governato a ceduo viene previsto, autorizzato un intervento di conversione, in realtà si esegue un intervento di normale ceduazione. Questo chiaramente può compromettere, nel caso di cedi invecchiati, anche
il futuro ce lo fa solo, ma va a contrastare completamente con quello che è l'indicazione data attraverso l'autorizzazione all'intervento che andava o andrebbe eseguito. Altro aspetto che può riguardare il bosco d'alto fusto, se all'interno di una fustaia isetania viene previsto un taglio classico a scelta alla cadorina, in realtà si pratica un taglio a buche, a strisce, peggio ancora a raso, questa tipologia è considerata una tipologia non conforme alla legalità. Altro aspetto è quello praticamente della regolarità della domanda. In che senso? Una irregolarità nella presentazione della domanda può comportare anche una provenienza illegale del legno. In quale caso? Io ho portato un esempio, possiamo andare avanti. Ad esempio, se la domanda di taglio dichiara che il soprasuolo su cui si interviene è un ceduo di 30 anni, chiaramente viene autorizzato l'intervento di situazione, ma se in realtà il soprasuolo ha 60-70 anni, siamo in una faggeta, quel tipo di taglio, quella domanda contempla probabilmente anche dei reati connessi al falso negli atti di presentazione, ma indubbiamente connota quell'intervento, lo va a identificare come un intervento che potenzialmente mette sul mercato del materiale di provenienza illegale. Altrettanto un controllo va fatto su quelle che sono le modalità, diciamo, di autorizzazione, o meglio la presenza o meno, diciamo, della autorizzazione legata a un taglio. Qui bisogna capire un attimo in ambito più specifico quelle che sono le realtà legate molte volte a un fatto specifico, ovvero se c'è già, come nei pochi casi, vista la percentuale minima, un piano di assestamento o gestione forestale. Possiamo andare avanti con la slide. Mi sembra che ci sia sotto. Andiamo avanti con la slide che sotto riporta. Ecco l'esempio. Va confrontato su quella che è la normativa in essere, come si contempla se un taglio è previsto in un piano, ma se serva anche poi un'ulteriore autorizzazione o meno, oppure vi sono normative in cui l'autorizzazione, se il taglio è eseguito conformemente alle norme di buona silvicoltura, contempla una sanzione amministrativa che può, valutando la situazione, sanare il caso. Altri aspetti è quando in ambito aree nazionali, parco nazionale, manchi il nulla osta dell'ente parco come provvedimento, diciamo, che legittima l'intervento di taglio. Questa in sintesi è una panoramica veloce, sintetica, anche di carattere molto pratico, legata a quelle che sono le casistiche, le tipologie di intervento che possono configurare una immissione di materiale di provenienza illegale. La normativa è una normativa ancora molto giovane, manca una giurisprudenza consolidata. La difficoltà è appunto quella, ripeto, che una normativa con una concezione nord-europea che non perfettamente si adatta alla nostra, diciamo, mentalità, ma chiaramente con queste linee abbiamo inteso, condivise chiaramente nel gruppo di lavoro con l'autorità competente, dare una linea molto prudenziale e, diciamo, considerare effettivamente poche ridotte tipologie, quelle che effettivamente comportano la emissione di materiale considerato come provenienza non legale, non conforme a quelle che sono le normative in vigore in ambito nostro nazionale. Ora un rapido accenno a quello che è un altro aspetto, quello che concretizza la violazione
per quanto riguarda il registro. Una prima considerazione che viene fatta a volte: ma come mai la sanzione per quanto riguarda l'operatore è molto più elevata? In effetti 10 volte maggiore, perché per il commerciante che non tiene il registro si va da 150 euro a 1500. Il legislatore ha inteso dare maggiore rilevanza, maggiore importanza al registro della due diligence, che è quello che fa riferimento alla prima immissione sul mercato come momento di particolare criticità e delicatezza. Non mi dilungo oltre, ma scorriamo velocemente le diapositive per quello che è praticamente il fatto che debbono essere gli elementi contenuti nel registro già prima accennati, o meglio dettagliati nelle relazioni che mi hanno preceduto. Un aspetto particolare, possiamo andare avanti, è quello che questo aspetto del registro esula in parte dalle classiche utilizzazioni forestali in ambito boschivo classico, ma merita una riflessione su quelle che sono le immissioni sul mercato di materiale legnoso che ha altre provenienze, ad esempio quelle dovute a interventi di potatura di gli alberi in ambito urbano, con destinazione successiva del materiale legnoso in ambito commerciale, possiamo andare avanti, ovvero che va poi a rifornire la biomasse o altre. In questo caso non siamo nell'ambito della classica utilizzazione forestale, ma si tratta sempre di una immissione di materiale legnoso sul mercato. Detto questo, io mi avvio alla conclusione della mia esposizione, confermando quello che è lo spirito delle attività di controllo. Io se non conosco, magari sentirò direttamente i casi che sono stati così accennati di una non perfetta collaborazione, o meglio di uno spirito collaborativo. Certo è che stiamo tutti lavorando per agire con delle linee guida condivise che comportino una chiarezza su quello che è il discrimine tra considerare un intervento di taglio che immetta sul mercato materiale legnoso che possa essere considerato di provenienza legale o illegale. Per esperienza diretta in ambito sia alpino che appenninico posso testimoniare che effettivamente in un momento anche in cui i tagli boschivi sono in forte ripresa, dove effettivamente sono ripresi anche dei tagli che una volta erano definiti di rapina, cioè veri e propri furti di legname, spesso su proprietà pubbliche, cosa che non si verificava da anni, ecco, l'agire in questa maniera comporta che per quanto riguarda i tagli eseguiti in ambito così appenninico alpino da ditte boschive siano o da operatori anche a volte un po' improvvisati, si riducono veramente al minimo le situazioni in cui il legname può essere considerato di provenienza illegale. Tutto ciò fa testimoniare una sostanziale correttezza, conformità alla norma dei nostri operatori, ma lo spirito è quello che questo regolamento, che ripeto, secondo me va a qualificare, va a dare una maggiore dignità al settore forestale, possa trovare sempre più una ampia applicazione, ma soprattutto un'applicazione condivisa dai vari soggetti, nello spirito di innanzitutto garantire nel suo complesso la filiera forestale, a partire da una gestione selvicolturalmente adeguata e al passo col XXI secolo dei nostri sottosuoli, le esigenze dell'impresa e fornire al mercato materiale legnoso frutto di una filiera che sia una filiera di eccellenza. L'ultima slide è quella con la quale
Vi ringrazio per l'attenzione e ritorno a schermo pieno, scusandomi dell'inconveniente, ma l'informatica ha sempre delle situazioni che non sono mai completamente gestibili e coordinabili. Io rimango disponibile per eventuali domande, per eventuali approfondimenti che dovessero essere richiesti da parte di chi ci sta ancora con pazienza ascoltando, e per questo vi ringrazio e ritorno la parola al moderatore. Grazie.